Io sono Rocco, Sono Betty. e siamo Postcards from Beirut. E siamo Postcards from Beirut da Da un poco poco più di più di un un anno e anno, mi sa. mezzo, sì, un anno e mezzo Un anno e circa. mezzo. In realtà prima facevamo parte di un altro collettivo. Io ho iniziato per conto mio diversi anni fa, quasi un po' per caso, perché volevo fare un workshop. Era per giovani artisti e un mio caro amico architetto mi ha detto: "Ma te sei una persona creativa, manda il tuo curriculum." E ho mandato questo curriculum senza nessuna speranza di essere presa, e invece da là è tutto iniziato, anche un po' per caso, questo mi piace anche molto. Poi ci siamo incontrati nel 2008 Sì, e e io già abbiamo... facevo parte di un altro collettivo che era, diciamo, il mio primo esperimento diretto con l'arte, perché avendo più o meno sempre lavorato nel mondo dell'arte, ma non mi ero mai cimentato direttamente. Questo credo anche perché non avevo voglia di espormi in prima persona, quindi in qualche modo ho bisogno di un collettivo per poter fare l'artista o essere parte di un artista. E quindi abbiamo cominciato con questo collettivo dove eravamo più persone, e poi abbiamo fondato Postcards from Beirut all'inizio del 2010. Ci sono due motivi, diciamo, c'è il motivo più legato all'immaginazione, perché noi non siamo mai stati a Beirut, ma per noi rappresenta un luogo abbastanza fantastico, pieno di contraddizioni. Era un posto di villeggiatura, però di un certo livello, che poi però è stato teatro di guerra. È una città che può essere vicinissima o lontanissima. L'altro motivo era che un giorno avevamo organizzato una festa, ed era per un anniversario del volo di Yuri Gagarin, avevamo bisogno di una serie di nomi di DJ che si sarebbero esibiti, avrebbero suonato a questa festa, e quindi siccome eravamo sempre noi, abbiamo cominciato a fare dei nomi falsi per mettere su questo volantino. E uno di questi, siccome stavamo facendo un workshop per corrispondenza in quel periodo, e allora avevano mandato delle cartoline a Beirut Da farci al suo mandare amico, che ci indietro. doveva ri rinviare queste cartoline, che non arrivavano mai, e allora queste Postcards from Beirut sono diventate il nome del DJ, e poi da lì sono diventate il nostro nome. Secondo me non Tipo. vorremmo essere delusi, quindi in realtà stiamo aspettando una scusa per andarci, in realtà speriamo che qualcuno ci inviti, però non è detto che succeda a breve, quindi anche se resta là.